Buongiorno a tutti e buon Ferragosto. Ci troviamo in casa in campagna perché io e Jimmy abbiamo deciso di passare qui la giornata per sgomberare, gestire il bambù, pulire, sistemare yuppidù e dormiremo qui. E anche domani lo passeremo qui, insomma, faremo 2 giorni attaccati invece di fare avanti e indietro da Padova. Siamo super organizzati, abbiamo in programma di fare una bella cenetta. Qui useremo finalmente questo forno dopo anni che non si utilizza. L'ultima volta penso l'avrà usato mio nonno, quindi per cucinare carne alla griglia. Abbiamo procurato tutto, abbiamo qui le borse frigo, acqua, dispensa, vestiti, insomma, ce la possiamo fare. Dove dormiremo? Non lo voglio sapere. Io opterei quasi di dormire fuori, ma allora, praticamente questa è la parte dei miei nonni dove io sono cresciuta fino ai 6 anni. Invece la parte che avete sempre visto, quella disagiata, che abbiamo super sgombrato, è quella nuova comprata recentemente da mia mamma dove ci abitavano i vicini. Quindi qui in realtà è semi abitata. E però insomma non tantissimo, nessuno ci dorme qui da anni. E insomma, adesso vi faccio vedere la camera da letto, che è Mamma mia, bello praticamente che pezzo è diventato stato. un deposito di mobili dei vari nostri traslochi in giro per il mondo. Eccolo. Quindi, ok, allora, ma la luce c'è, no? Non credo. No. Oh, vai, usa il bastone per spingere. Weila, che luminoso. Luminoso, dormiremo questa cosa cialla, yuppidoo. Ah sì, 4 comodini, si sa mai, oh vai. Guarda, questo è l'armadio che io avevo a Budapest. Se lo apro ci trovo qualche mia maglietta, sarebbe non troppo divertente. Comunque pensavo peggio, non ci sono molte ragnatele. Va bene dormire qua, ci sta? Top, anche bello fresco. Ottimo. Pieno di ragnatele? Comunque disposti è. Ma sì, vabbè, tanto. Un ragnetto in più nel naso, un ragnetto meno. Sai, c'è uno studio che dice che entrano tantissimi animaletti nel naso mentre dormiamo, anche dalle orecchie. Abbiamo 8 buchi. Capisci la stessa dicendo. Bene, allora. Noi adesso andiamo sopra perché dobbiamo finire di sgomberare anche la parte di mia mamma. Per chi se lo stesse chiedendo, questa parte di casa comunque è civile, cioè c'è un bagno, le utenze sono attive e cioè questo è il bagno in cui io sono cresciuta. Ai 0 e 6 anni io facevo la doccia lì, qui una volta mio fratello mi ha lavato i capelli col limone e io gli ho lavato la lingua col sapone. Vabbè. Siamo super aggasati di questa avventura un po' disagiata, quindi che il nostro weekend abbia inizio! Ci siamo ragazzi, queste stanze sono il mio incubo perché sono veramente infinite. Mi sembra di stare qui da mesi e non ho risolto niente. Ma oggi ce la potremo fare, ce la faremo sicuro, cioè ce la dobbiamo fare. E allora, c'è una Vespa, Madonna. Dobbiamo finire di sgomberare questo, buttare praticamente tutto. E qui è stato tutto liberato, via. E poi, qui guardate, sono già passati i cosi, hanno fatto un buco e si va nella casa di là. E poi tutta questa. Oh, infinito, infinito. Ce la faccio più. La luce si può anche spegnere. Ok. Ultimo sforzo, ultimo sgombero, ce la possiamo fare.
Purtroppo sono tutti da buttare perché ci sono stati animali per mesi, anni, decenni, ma vogliamo parlare di questo. Cioè, questo era il mio gioco preferito, ragazzi, il gioco di prezzemolo con tutti gli animali. Guardate che impegno per colorare tutto. Mi ricordo che ci passavo le ore qui a creare le formine. No, vabbè, che spettacolo. E poi era della Giotto e quindi guardate quanti pennarelli! Mamma mia! Anche gli acquari. Questo è veramente un peccato buttarlo, però. Adesso ne parlo con Jimmy. Perché comunque questa è roba che ha una carica batterica assurda. Però vediamo. Questo però tiro fuori. Vediamo se riesco a salvarlo. Esco vittoriosa, sono riuscita a convincere Jimmy a tenere l'oro e inoltre anche a tenere i Lego. Allora, aspetta, quest'altra roba che sono riuscita a tenere. A tenere i Lego e questi ovviamente andranno puliti, sanificati e tutto, lavati, però insomma è plastica e quindi una volta lavata, igienizzata col Napisan, eccetera, lasciata al bagno. È recuperabile. Ho trovato anche un sacco di giochi. Questa è una dama portatile. Andavamo in vacanza con questo. Carte da gioco, questo gioco. E poi ho trovato un sacco di materiale da disegno. Non so chi in casa mia fosse un pittore, ma c'è un sacco di roba che sicuramente io non utilizzo, però che voglio regalare al fidanzato Domenica Linda, che sono qua finalmente sono arrivati in Italia. E lui è un pittore, quindi sono sicura che ad esempio questi colori, questi pennelli che sono nuovissimi, gli saranno utili. O poi uno se li igienizza, ci sono anche delle tavole da pittura, quindi. Io ho cercato di organizzare tutto al meglio, poi vedremo se sono riuscita a portare tutto. Qui abbiamo pane, olio, taglieri vari, eccetera. Qui un po' di dispensa anche per domani mattina a colazione. Poi borsa frigo con il pranzo frugale di oggi, super banale, che è affettato e formaggio spalmabile e fiocchi di latte. E poi lì c'è la carne per oggi e domani. Si sta mantenendo bene, liquidiamo tutto. In qualche modo faremo verdura. Taglio tutto, lo coscio Lo tutto. facciamo sulla brace. Sì. Verdura. Un po' di insalata, pomodori, là sotto ci sono le zucchine da fare alla griglia per stasera, le carote, ho anche il pelacarote. Basta, direi che ci siamo più o meno. Qui per fortuna abbiamo l'acqua, quindi possiamo lavare tutto, giusto? Yes. Pomodori, fiocchi di latte, base, insalatona, formaggio spalmabile, badalà, che pranzettoni. A noi basta poco per fare un pranzo super. Dopo 3 ore ininterrotte di lavoro abbiamo liberato tutta questa stanza e anche questo. Grazie, che soddisfazione. Rimane solo il tecnigrafo che lo lasciamo a quelli dell'impresa. Loro l'hanno chiesto, noi glielo diamo. Grazie, anzi, ringraziamo. Ed è tutta, tutta vuota. Adesso possono venire quelli dell'impresa e continuare anche da questa parte lo spicchettamento, perché queste due stanze sono ora legate alla parte di mia mamma, ma in futuro qui si aprirà un varco. Qui precisamente perché faranno parte della casa di là, in quanto la casa di là è su due parti, quindi come tipo qui, qui e qui in questo momento, e quindi qui sopra manca queste due stanze. Non so se mi sono spiegata, ma essenzialmente è così. Quindi queste due stanze faranno parte della mia parte. Comunque una cosa cui stavo riflettendo proprio adesso mentre stavo pulendo è che
Mi sento veramente che sto facendo qualcosa per il mio futuro, anche se non so precisamente che cosa sarà, però è un primo passo e penso che a volte ci si limiti, ecco, nel dire, ah, faccio questo per questo. Invece adesso mi sento che sto facendo questo perché me la sento e ce la sentiamo, ovviamente. Quello che sarà, abbiamo un'idea, ma non è definitiva, non è precisa, può essere veramente di tutto. E non so, questo mi è piaciuto come pensiero. Sapete che io ogni tanto vagheggio e vaneggio, e questo mi è piaciuto come pensiero, e basta. Hey. Lavori finiti, doccia time, sistola, cannella. Solo perché non è acqua da zuffa, eh? Doccia in the middle of Naturale. nowhere. Yeah! Proprio come piace a me. Ah sì, Jimmy ama stare nudo, io invece sono un po' più pudica, ma Nudi, è nudo e all'aperto, per me. nudo e all'aperto. No, la nostra cena di Ferragosto. Voilà! Spettacolo! Oh vai! Oh Jimmy! È giunto il momento. Silvia, sono esperienze, te ne ricorderai. Scusa, qui ci sta mio papà? Boh, ci sto malapena io. Vieni a letto! Ah, comunque, siccome sapevo che avevamo un po' di tempo da ammazzare, si dice time to kill. Mi sono provata il libro, sia per me che per Jimmy. Dormi. Sempre della stessa casa di quello che ho letto a Favignana. Questo riguarda invece la città di Istanbul. Lo sto trovando molto interessante, sempre un poliziesco come piacciono a me. Vi farò sapere quando l'ho letto, l'ho finito perché comunque è lungo e sono poco meno della metà. Buongiorno, abbiamo superato la notte, non è stata così traumatica, anzi mi sono addormentata e mi sono svegliata stamattina, quindi qualunque animale, cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta. Ora siamo qui e siamo in procinto di fare colazione. Prima colazione a Cavecchia! Buongiorno Nini. Uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso di rimanere qui ieri sera è che così la mattina possiamo già cominciare ad attaccare a lavorare molto presto, non dobbiamo fare avanti e indietro. Adesso Jimmy incomincia con il bambù, io vado ad aiutarlo, lo stiamo tagliando perché poi, a differenza dell'anno scorso, faremo poi venire un trattorino per rimestare la terra, insomma, eliminarlo si spera definitivamente il più possibile, perché tagliarlo non basta. Prima di andare ad aiutarlo, questa mattina sono qui nella mia parte di casa per creare i contenuti che poi andrete a vedere su Cavecchia dei prima e dopo. Adesso abbiamo un'idea di come sarà il progetto finale, quindi io sto facendo tutti i video per poi poterli e le foto per poi poterli in futuro mettere a confronto e fare quelle cose che ci piacciono tantissimo e ci danno un sacco di soddisfazione, ma che per poterle fare ci vuole un po' di pensiero prima e poi arrivi alla fine e dici: ah, avessi fatto i video, io li sto dedicando adesso. Basta. Comunque non so se ve l'ho detto, ma
In queste settimane da che abbiamo liberato, hanno spicchettato tutto, quindi hanno tolto tutto l'intonaco e ora i muri stanno respirando. Si sono aperti un sacco di porte che erano state nascoste. Oh, vai, chef Jean-Marc ha cucinato il pranzo. Stia con noi, Cosa abbiamo fatto? Cosa ci ha fatto, chef? Siccome senza caffè non si può vivere, ho lasciato un bricchettino sul fuoco, l'acqua ora sul fuoco, sulla brace mentre noi pranzavamo. L'acqua ora è calda. Ragazzi, da quando ho scoperto il Nescafè. Ma che genialata! Brava, brava, No, caffè no party. brava. Voilà! Il problema sarà tirare fuori questo brick dalla Ma proprio. griglia senza bruciarsi. Prendilo le mani se hai coraggio. Prendilo le mani. Prendilo Non sono scema. le mani. Sì, il Nescafè è la mia nuova dipendenza perché io adoro il caffè e mi piace berlo e sorseggiarlo a lungo, solo che tanti espressi non è che facciamo proprio bene. Qui ho trovato il giusto equilibrio. Bella tazzina di questa ogni mattina. Oh, si fa che è un piacere. Ta-da! Il beverone è pronto! 2 giorni di fuoco terminati e festeggiamo col gelatino! Siamo tornati a Padova. Avevo una vasca, festeggiare con una vaschetta di gelato. Oh, vabbè, il solito esagerato. Comunque, con questo in mano che si scioglie, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto, vi abbraccio, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao ciao! Ciao!